Oggi sono qui al comune di Rocca Romana in compagnia di Nicola Pelosi, sindaco appunto del comune di Rocca Romana dal 26 maggio del 2019. Buonasera signor sindaco. Buonasera a tutti, un saluto ai tuoi telespettatori e complimenti per il tuo lavoro che svolgi, sei giovane, Largo ai giovani, e complimenti anche per le tue interviste fatte per il periodo bellico della Seconda Guerra Mondiale. Allora, innanzitutto, signor sindaco, tanti auguri di buon compleanno, perché l'altro ieri lei ha raggiunto 40 anni. Allora, grazie. Prego, concentriamoci su un argomento, ovvero il coronavirus. Innanzitutto, nella fase 1, come si sono comportati i cittadini di Rocca Romana e se c'è stato anche qualche caso positivo, insomma, vorrei sapere. Sì, quanto riguarda la pandemia, purtroppo dico pandemia perché è una situazione mondiale. Ai primi di marzo, diciamo, c'è stato tra virgolette un pochettino di caos, perché da parte dell'OMS, diciamo, secondo me si è anche un pochettino forse sottovalutata la situazione del coronavirus, perché già c'erano stati dei casi in Lombardia, gennaio, febbraio, che poi qualcuno anche ha ripreso, che ci sono stati già dall'autunno inoltrato, novembre, dicembre. Il problema è diventato serio da inizio di marzo, quando c'è stato poi il lockdown e si è chiuso tutto. Il problema, diciamo, è diventato serio man mano, perché con la chiusura di tutto, poi ripeto, siamo stati proprio in una fase dove, non dico catastrofica, ma quasi, perché una chiusura generale, una pandemia che non avveniva da oltre 100 anni, e allora, diciamo, comunque abbiamo combattuto, stiamo combattendo un nemico che comunque, sperando quanto prima arrivi il vaccino e si possa debellare questa cosa. Ci sono stati casi positivi o fortunatamente? No, casi positivi a Rocca Romana no, fortunatamente, diciamo, anzi. Solo qualche sospetto? Qualche sospetto, qualche caso in quarantena, isolamento fiduciario, questo sì. Anzi, anche questa sera voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, forze dell'ordine, protezione civile, tutte le persone che comunque hanno lavorato per far sì che tutta la comunità, tutta la nazione e anche oltre siano stati comunque, diciamo, ad agio per far fronte a questa situazione. Adesso rispondiamo ad alcune domande di qualche cittadino. Innanzitutto, riapertura della palestra della scuola. La palestra della scuola, diciamo, verrà fatta, è stata abbattuta, se non erro, fine gennaio, inizio febbraio, poi delle pratiche burocrazie che comunque c'è sempre con la regione, con l'edilizia scolastica. Poi abbiamo avuto il caso del lockdown da marzo in poi, ma riprenderemo a breve per quanto riguarda iniziando i lavori con l'efficientamento della scuola, e poi man mano andremo avanti con la costruzione della palestra. Sicuramente tranquillizzo i miei cittadini che la palestra verrà fatta. Purtroppo, diciamo, le problematiche ci sono e non poche. Mi riferisco sempre alla questione del coronavirus, che porterà scompensi e non poco in amministrazione, ma credo anche in tutti gli altri comuni. Man mano andremo a regime, sia sulla palestra ma che anche altri lavori. Devo dire che comunque a Rocca Romana non abbiamo avuto casi di coronavirus, però purtroppo abbiamo avuto il tecnico comunale che viene da Letino, il geometra Fortini, che è stato positivo al Covid-19. E diciamo, abbiamo perso il tecnico comunale per un mese e mezzo, e tutto è stato rimandato, sperando che tra settembre e ottobre si incomincia di nuovo, diciamo, ad iniziare man mano i lavori. Altri cittadini invece si lamentano della non presenza del mercato a Rocca Romana, ma secondo lei
È una cosa sensata, non sensata, il fatto che possa avere luogo il mercato in un paese piccolo, insomma, come Rocca Romana? Fondamentale, ma, o no? Ma diciamo, come mercato a Rocca Romana, io dico, ben venga pure una fiera, una succursale di bar, credo Levante, ma diciamo dobbiamo essere comunque positivi, sì, sicuramente, ma anche realisti. Diciamo, siamo una piccola comunità, diciamo, a me piace guardare in casa propria, non in casa altrui. Perché dico questo? Perché vedo che nei comuni anche più grandi, molto più grandi di Rocca Romana, hanno problemi anche come portare avanti, diciamo, la questione del mercato settimanale. Perché? Perché l'utenza è quella che comunque poi porta avanti il mercato settimanale. Rocca Romana è una piccola comunità, neanche di passaggio, perché comunque diciamo arrivi a Rocca Romana, poi c'è dall'altro versante, c'è Bailatina, poi dall'altro lato della montagna c'è Liberi. Io, hai detto poco fa, ho compiuto 40 anni l'altro giorno, io non ricordo mercato settimanale a Rocca Romana, però mia nonna e anche altre persone, comunque a me piace comunque parlare anche del passato, mi dicevano che comunque c'è stato un mercato settimanale, ma credo nei primi anni 80, poi man mano andando a scemare tutto. Per quanto riguarda il mercato settimanale, diciamo, posso svestirmi da sindaco e, diciamo, vestirmi, scusami se delle parole, da commerciante. Un commerciante, un ambulante, diciamo itinerante, che la mattina si alza, accende il suo camion, deve far fronte a varie spese, il gasolio, contributi previdenziali, INAIL, la giornata sua, se ha comunque un dipendente, cioè tutte queste spese. Dico questo perché? Perché anche volendo dare il suolo gratis al mercato settimanale, ai vari commercianti, un commerciante che ha le spese, comunque diciamo un ammortamento anche del furgone delle varie bancherelle che comunque lui porta avanti e le spese, conviene più andare in un mercato, faccio esempio Piedimonte Matese, Alife, Caserta, Santa Maria e viceversa, perché comunque almeno anche pagando, diciamo, il suolo pubblico, ma comunque c'è una remunerazione poi in atto a seguire, cioè comunque c'è un guadagno. Il mercato a Rocca Romana, secondo me, ripeto, io sono una persona positiva e ben venga, come ho detto pure prima, ho scherzato per quanto riguarda la fiera, però secondo me è un qualcosa, forse è pure utopia chiedere il mercato settimanale. Io ho tanti amici che fanno mercato e si lamentano anche, diciamo, ma non anche nel Benaframo, nell'Alto Molise, e si lamentano che comunque purtroppo oggi c'è anche il mercato online, che comunque rapporto qualità prezzo comunque è molto gettonata anche l'acquisto su internet. Altro argomento, campo sportivo, un campo, voglio dire, molto anziano, risale a tanti anni fa, che risulta inutilizzabile, giusto? Perché c'è qualcosa da fare, che si può fare, insomma? Sì, la questione campo sportivo è una questione sempre attuale, sempre aperta. Purtroppo la questione del campo sportivo è in primis la questione dell'allaccio della corrente. Non voglio essere sempre ripetitivo, perché comunque diciamo anche i cittadini si aspettano, è giusto così, che ci sia un campo sportivo anche a Rocca Romana. Nei lavori a farsi delle strade, stato provinciale, diciamo il lavoro, il finanziamento che abbiamo avuto di 3 milioni di euro, ripeto, non voglio essere ripetitivo, sono previsti dei lavori sul campo sportivo, quali diciamo la predisposizione del corrugato per portare la corrente al campo sportivo e dei lavori al di sotto del campo sportivo, il piazzale e quant'altro.
È nostra intenzione, l'abbiamo detto anche in campagna elettorale, diciamo non vogliamo essere bugiardati anche a fine mandato, nostra intenzione è di riprendere il campo sportivo, però come per quanto riguarda il mercato settimanale, anche il campo sportivo ci vuole anche l'utenza. Poi, una volta ripreso il campo sportivo, concorrente, sistemazione un po' esterna e quant'altro, ben venga anche con una manifestazione di interesse, ci vuole sempre comunque una società che comunque prenda in gestione il campo sportivo, sempre comunque rimanendo giornate giornate comunque per quanto riguarda messa a disposizione più che altro per i bambini, i ragazzi, le persone di Rocca Romana, anche per la scuola e i giochi studenteschi e quant'altro, però ci vuole sempre come una società che prenda in gestione il campo sportivo. Poi ne parlerò pure con l'amministrazione, ma già ne abbiamo parlato l'anno scorso durante questi mesi e andremo avanti sicuramente cercando di riaprire questo campo sportivo e dare comunque un'attività sportiva anche a Rocca Romana, perché magari coinvolgendo anche altri ragazzi provenienti dagli altri. Certamente, ma la questione principale che io ho sempre detto è che comunque bisogna fare rete. Se si fa rete, se si collabora, si va avanti, perché l'utenza è piccola. Poi c'è un buon rapporto con il vicinato di Pietramelano, c'è un buon rapporto con l'amministrazione di Pietramelano, c'è un buon rapporto con i cittadini di Pietramelano, con i ragazzi che comunque giocano insieme, vanno a scuola anche insieme, che comunque sono dei ragazzi che vengono qua a scuola. Poi ci sono delle società sportive a Pietramelano, poi ben venga pure una società anche a Rocca Romana, anche se di un altro paese. Noi siamo aperti a qualsiasi collaborazione nell'interesse del bene comune. C'è qualche novità per quanto riguarda le due frazioni di Rocca Romana, ovvero Santa Croce e Savigliano? Qualche lavoro, qualche progetto, sempre considerando anche la situazione coronavirus. Sì. Vabbè, i lavori da iniziare, abbiamo iniziato e finito i lavori al cimitero, dei lavori copertura dell'Opoli a Savigliano, abbiamo rifatto la copertura al cimitero di Rocca Romana, della cappella. Faremo altri lavori al cimitero di Rocca Romana, la copertura dei lobi e a seguire. Abbiamo installato il wifi gratis nelle tre frazioni, piazza Santa Margherita Satigliano, sulla Torre Normanna, wifi gratis, Rocca Romana, San Gadardo e a Santa Croce. E poi sono previsti, non voglio essere sempre ripetitivo, perché questi quindi sono anche tre progetti, come dice pure il governatore De Luca durante il lockdown, i portasecci. Non è che voglio essere il portasecce di me stesso, però nei lavori da farsi a breve, da iniziare, sono previste oltre la strada provinciale SP 67, ma anche le altre aree interne come la via Trepolano, la piazza San Cataldo, i due parcheggi. Ci tengo a precisare, due parcheggi verranno fatti, sia il parcheggio parcheggio Morrone, il parcheggio via Caiazzi, via Rave, la strada provinciale che porta a Savigliano, le strade via interne, via Sapienza, Santa Croce. Sistemeremo la zona antistante del campetto sportivo a Santa Croce. Cerchiamo di fare il possibile. Altro argomento, ospedale di Rocca Romana. E perché parlo di questa, storico ospedale che tanti anni fa funzionava, però purtroppo il tempo ha avuto luogo, un convegno molto importante dove era presente anche, in cui era presente anche Russo, direttore generale dell'ASL Caserta. A giugno, nel mese di giugno, ha avuto luogo questo convegno e lei ha parlato un po' di quest'idea che ha. Parliamone. Ospedale di Rocca Romana, è il convegno del 18 giugno, è un seguito alle varie missive portate avanti durante la fase del lockdown. La prima lettera, se non erro, inviata all'ASL, ai vari organi di competenza, Regione Campania, Prefetto, scrissi anche a Roma, Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri, l'onorevole Speranza, e
presidente della provincia, al vescovo e quant'altro, proprio per, se non erro, il 3 marzo fece la prima missiva, prima proprio della fase lockdown, proprio per portare a conoscenza all'ASL, per dire, sentite, voi qua avete uno stabile di vostra proprietà da fine anni 90, 95, 98, dove che potrebbe servire alla questione del Covid in atto per questione emergenza. Poi a seguire ho fatto un'altra lettera a supporto della Comunità Montana, poi un'altra ancora, poi diciamo parlando con anche con vari sindaci, con il presidente dell'ambito C4, dottor Di Lorenzo, sindaco di Montematese, investì anche il vescovo di Teano, Monsignor Cirulli, la sua eccellenza Monsignor Cirulli, la Comunità Montana, presidente della provincia, quasi 50 sindaci, 48 50 sindaci, proprio per tipo un protocollo di firme per portare a conoscenza, diciamo, la situazione dell'ospedale di Rocca Romana, che durante questi anni, diciamo, c'è stato un vero e proprio depauperamento della struttura e una diseconomia proprio della struttura stessa. La sua idea è una RSA, giusto? Una diciamo, stavo dicendo proprio e chiesi un convegno questo caso di 8 giugno, investendo anche la Regione Campania, De Luca, il presidente della Commissione Sanità, l'onorevole Stefano Graziano, l'onorevole Zannini Giovanni, che comunque è sempre presente, sempre attento alle problematiche di Rocca Romana, è sempre molto vicino a noi. Chiesi proprio, diciamo, perché, diciamo, questa struttura deve comunque, diciamo, lasciarla proprio, diciamo, al suo più crudele destino, è brutto così dirlo, perché sono stati oltre 25 anni proprio in una fase di depauperamento e si è investito solo nelle aree, diciamo, metropolitane e nelle coste. Quello che dissi pure al dottore Russo, che era presente in loco, perché non un centro di eccellenza o diciamo loro, diciamo, un'idea sanitaria, politica, un RSA per anziani a consorzio pubblico, un primo soccorso o una guardia notturna, un poliambulatorio a seguire, un centro di eccellenza, come ho detto prima, diciamo di sdoppiare, se così si può dire, un centro di eccellenza di aree metropolitane, di aree costiere e di, diciamo, decentrare delle strutture a Rocca Romana. La politica, diciamo, è quella giusta, ovvero spero e credo che rivincerà il governatore De Luca e me lo auguro, anche perché comunque con il dottore Russo si è stampato, diciamo, così si può dire, una promessa che comunque nel nuovo piano sanitario a redigersi con la politica attuale, con il nuovo consiglio regionale futuro, redigerà questo piano sanitario di concerto con l'ASL, verrà inserita anche Rocca Romana diciamo nel nuovo piano sanitario. Ben venga un RSA, ben venga, diciamo, un poliambulatorio, ben venga, diciamo, un centro di eccellenza, poi diciamo chi di competenza opterà per la questione più giusta. Allora io ringrazio il sindaco di Rocca Romana, Nicola Pelosi, per il suo tempo, le auguro una buona serata. Grazie.